Ciao di nuovo, aggiungo questo piccolo pezzettino al video che state per vedere perché volevo dirvi che ho aperto la pagina Instagram dedicata al canale. Quindi se vi va di seguirmi anche lì, su Instagram mi trovate sempre come In Cucina con Sonia, il nome del canale lo trovate anche su Instagram. Mi raccomando, andate a seguirmi anche lì così potremo avere un contatto più diretto. Un bacione e vi lascio al video. Ciao, mi raccomando, Instagram In Cucina con Sonia. Ciao a tutti! Bentornati in un nuovo Cosa mangio in un giorno. Oggi è domenica, per cui ieri, che era sabato, appunto, avevo preparato questa torta, che è la torta al cioccolato e cocco. Vi ho già fatto la ricetta sotto forma di muffin, perché a volte faccio il muffin, a volte faccio la torta direttamente, dipende cosa ho voglia di fare, però gli ingredienti sono quelli, quindi vi lascerò nella i di informazione la ricetta, accompagnata dal mio cappuccino, questa volta leggermente diverso perché è fatto con il caffè della moka e non quello delle cialde, quindi però comunque è sempre buono lo stesso. Stamattina una colazione un pochino più gustosa, visto che è domenica, anche se io sono comunque a dieta, diciamo questo sarà il mio premio, diciamo il mio sgarro della settimana e sarà solo esclusivamente questo, come poi vedrete. E niente, io mi gusto la mia colazione, ci vediamo più tardi. Buono. Allora, mio pranzo, oggi pranzo sempre a due, marito al lavoro, quindi il mio prevede dei fagiolini, ho lessato questi fagiolini che erano quelli surgelati, poi li ho conditi con olio e sale e ci ho messo sopra un filino di glassa di aceto balsamico, adesso andrò a girare il tutto. Accompagnato da una svizzerina di tacchino, semplice semplice, mentre per la mia patatina ho fatto gli gnocchi al ragù che lei, come vedete, si sta pappando con un po' di formaggio. Sono buoni gli gnocchi? Sì? Sono buoni? Sì, io ho qui questo. Questo tomaccio. Il formaggio, gnocchi e formaggio. Eh sì. Eh sì, gnam gnam. Meno male. E poi beh, acqua e come al solito dopo la pappa un po' di frutta. Vedremo cosa mangeremo. Ok, niente, questo è il nostro pranzetto. Semplice, semplice, buon appetito. Eccoci, allora di cena. Scusate, ma oggi non ho ripreso la merenda, ma ho bevuto una tazza di tè, ma mi sono proprio dimenticata. E invece per cena, sottofondo, ho fatto, non abbiamo, ho fatto questo gattò di patate, un attimino rivisitato, perché appunto non ci ho potuto mettere le uova. E poi l'interno ho fatto con la fesa di tacchino e la scamorza dolce, quindi diciamo leggermente più light. Buono. Buono? E magari è proprio ancora caldo, però l'ho fatto un po' tardi, quindi sono andata un po' di corsa e non vi ho fatto vedere nemmeno come lo preparavo, ma anche perché è così la prima volta che lo facevo, quindi voglio un attimino prima vedere e poi vi farò la video ricetta successivamente. Invece come contorno, una bella insalatona, questa è l'insalatona quella poker, quindi con rucola, radicchio, scarola e carotine. Quindi questo e poi come al solito il nostro cosone di frutta che poi scegliamo al momento cosa mangiare. Niente, questa è la nostra cena, prima di Nanna la mia solita tisana e spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao, saluta amore.